pronta a prendere l'aereo? Sì, quale prendo? Quello rosso o quello giallo? Allora, sono tutti e due belli, però dobbiamo prenderne uno un po' più grande. Che ci porterà a Tokyo! Ultima pasta, poi per un mese solo sushi. Ma prima ovviamente, come da tradizione, vi faremo vedere cosa mangeremo in aereo. Chissà cosa ci daranno nel volo Roma-Tokyo. Io sono proprio curiosa. Intanto per mangiare vediamo com'è fatto questo tavolino. Allora, qui si presenta così tutto compatto e facendo così si tira giù e si mette così, comodissimo. Anche perché, cioè, vedi, si scivola benissimo. Vediamo intanto cosa ci hanno dato qui. Abbiamo la coperta e questo cuscino, che vedi questa riga? Noi la spezziamo e diventa anche per il collo. Fantastico! Poi se pieghi questo te lo tieni ancora più fermo. Ora posso giocare a uno con Daniel, perché io sto giocando a uno. Tirai un più 4, ah non ce l'hai. Ecco il cibo, si può scegliere tra pasta e giapponese. Che scegliamo? Giapponese. Questo è il menù con la pasta, che comprende la pasta, il pane, una piccola insalata, un dolcetto e dei crackers e del burro. Già visto che non vede l'ora? Sembra proprio un piccolo bento giapponese, guarda. Ok, scopriamolo allora. Qui abbiamo un po' di frutta, qui abbiamo delle verdurine, qui abbiamo riso e pollo fritto. Ma ci avranno dato le bacchette? Secondo me no, perché sai che disastro sull'aereo. E invece sì! Invece sì! E anche salsa di soia e i cracker. Che bello! E ora Alissa, voglio le tue opinioni dell'assaggio. Prima di tutto bisogna condirlo. Mescoliamo. Ok, vado. Vai. Buono? Ok, primo cibo giapponese di questo viaggio in Giappone mangiato in aereo. Vediamo queste verdure. Allora, già vedo i cetrioli o sono zucchine? Puoi assaggiare te? Assaggio io, non ti fidi? No. Ok, abbiamo capito. Dai, questo assaggia. Qualcosa di gommoso. Qualcosa di gommoso, bellissimo. E carote. E carote. E poi c'è la frutta. Secondo me potremmo sgraffinare qualcosa dal pranzo di Daniel, visto che lui è in questa modalità. Rubagli pure la cheesecake, che tanto non la vuole. E anche l'insalata. Ma che fai? Accompagni il riso col pane? Anche il papà ha scelto il pranzo giapponese e ovviamente anch'io, e adesso lo assaggerò finalmente. Ma sai che è buono anche così senza aggiungere la salsa di soia, perché già ha la sua salsina. Mi piace un sacco questo pollo, è strabuono, morbidissimo. E questa verdurina l'hai assaggiata? Te la stai mangiando ora? Sì. Cos'è? Questo qui credo che sia daikon, una verdura. Che non piace il cibo, certo. Dovevamo portargli la pasta al pesto. Comunque dai, forse il riso è un po' papposo, è bello cotto, però il sapore è molto buono, devo dire approvato. Comunque Alissa, se non ti piacciono i cetrioli puoi mangiare l'insalata di Daniel, che come insalata il salame è l'insalame, e formaggio, olive e un po' di insalata. È una cosa gommosa, credo sia pesce. Certo, mangiare così stretti è un po' scomodo, dobbiamo fare un po' di attenzione. È un gioco, cerca di mangiare senza buttarti tutto addosso. Ci stai riuscendo, Alissa? Stai vincendo o stai perdendo? Ho perso. Hai perso. Qui abbiamo la frutta. Buona. Ok, il nostro pranzetto giapponese qui in aereo lo abbiamo finito, ma adesso per curiosità io voglio sbirciare che cosa si è perso Daniel. Allora, non l'ha neanche voluta assaggiare sta cosa, però effettivamente non è che sia molto invitante, Dovrebbe essere pasta, ma non capisco nemmeno da che parte si guarda. Dov'è la pasta e tutto ciò? Forse è una lasagna. Non chiamare lasagna. Non saprei come.
come definirla. La vorrei assaggiare per curiosità, ma dopo mi tolgo quel buon sapore che ho di quello che ho appena mangiato. Lo farò assaggiare ad Alissa. No. Ecco, se vi fanno scegliere tra pasta e cibo giapponese, scegliete il cibo giapponese. Questa è una pasta con la ricotta e del pomodoro brutto sopra. La potete lasciare tranquillamente stare. No, aspettate ragazzi, svelato l'arcano, sono dei ravioli, degli UFO, dei dischi volanti formato pasta. Ok, pasta finita, questa ce la teniamo per merenda e poi ci vediamo con la recensione della colazione, perché ci porteranno anche quella prima dell'atterraggio. A dopo, ciao! Ecco la colazione. Colazione arrivata, ma Alissa e Daniel stanno in questo stato qua, perciò procederò io all'assaggio e alla recensione. Qui abbiamo chiaramente un cornetto, anche caldo, e una sacchetta misteriosa con un po' di cose dentro che ora vedrò. È una paper blind bag. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, una barretta al cioccolato fondente, poi dei biscotti alla vaniglia. Questa roba, oh, delle noci e un bel panino con i pomodori questa volta. E da bere ho preso succo d'arancia. In pratica ci hanno dato più cibo per la colazione che per la cena. E io inizierò da questo panino, che tra l'altro ha anche il pesto, proprio la colazione perfetta. Alissa dorme, vorrà dire che assaggerò io. Siamo arrivati. Sì, Alissa si è svegliata, tra un po' recupererà la colazione. Ma come prima cosa, dopo il nostro arrivo, cosa vi facciamo vedere? Il bagno. I bagni giapponesi sono fantastici, ragazzi. Hanno un sacco di accessori. Qui c'è il bidet incorporato, ma questo non è uno dei più tecnologici. Poi ve ne faremo vedere sicuramente altri, ma questo già ha dei pulsanti. Vedete, questo vi fa il bidet sulle chiappette, credo. Non so se questo è il disegno delle chiappette. Questo asciuga, ah è così, questo fa davanti, dietro, si ferma, fa i suoni. No, servono per coprire il vero rumore della pipì. Vabbè, insomma, dopo aver mangiato, aver bevuto, essere andati al bagno, siamo pronti per andare in albergo. Questo primo video per oggi è finito, ci vediamo ai prossimi vlog qui dal Giappone. Ciao!